Sì, qui alla Questura di Milano c'è stato uno dei momenti solenni per ricordare la figura di questo giovane commissario che fu bersagliato da una campagna di odio e di bugie e poi fu ucciso sotto casa sua esattamente 50 anni fa. Qui i familiari hanno incontrato le autorità, ci è stato il prefetto Giannini, il questore Petronzi e poco fa anche la messa con l'arcivescovo di Milano Delpini, davanti alla casa la cerimonia proprio nel luogo del delitto, ma vediamo. Io penso che dopo 50 anni finalmente si guarda a Luigi Calabresi come ad un uomo onesto, un uomo appassionato, un uomo che amava il suo lavoro. Parla Gemma Calabresi, vedova del commissario ucciso dai terroristi a Milano il 17 maggio 1972. Quell'omicidio aprì gli anni di piombo. Luigi Calabresi fu bersaglio di una lunga campagna di odio e menzogne fino alla brutale esecuzione. Lui era il più giovane della questura, non è che fosse un dirigente o chissà chi. Lui veniva mandato in manifestazione proprio perché riusciva ad avere un dialogo con i giovani. Purtroppo è stato preso come capro espiatorio. In quegli anni, quando sceglievano un obiettivo, il terrorismo disumanizzava quella persona, la faceva diventare un simbolo, una cosa. Oggi a Milano le commemorazioni e domani a Parigi la Francia potrebbe decidere per l'estradizione di Giorgio Pietro Stefani, condannato come mandante per l'omicidio. Sarebbe bello se in questo paese, su tutti gli anni del terrorismo, non solo sul caso di mio padre, tutti quelli che ancora sanno cose, che non hanno raccontato, contribuissero ad avere maggiore verità. Sono arrivata a perdonare, a vederli che non sono solo i responsabili della morte di mio marito, ma sono anche tante altre cose questi uomini. Anche loro hanno camminato e quindi io prego perché loro abbiano pace nel cuore.